Noi siamo sempre con te. La radio ti accompagna ovunque. In vacanza, di corsa al lavoro, nei tuoi momenti di relax e di piacere. Lo sapevi? Se stai ascoltando la tua canzone o programma preferito, puoi continuare a seguirci online in digitale sull'app gratuita per smartphone e tablet. Restiamo connessi più che mai alla tua vita, perché per noi resti la canzone più importante da far suonare. Radiosa Music, ogni giorno, in radio, in TV, su app e su radioradiosa.it. Cantare Mannarino, bellissimo questo brano, mette allegria. Tra l'altro, nel fuori onda ho già visto una splendida visione, fiore. Perché non solo cantare quita il dolor, ma anche la vera amicizia. No, dicevo, questo fiore l'ho visto ballare. E certo, proprio balla. Nel mezzo di una bellissima aiuola. è perché diamo il benvenuto a Italia Aiuola, un'attrice barese, una carissima amica, e vorrei spendere due parole per introdurre questa persona che mi emoziona molto avere accanto, che è accanto in ogni giorno della mia vita e con la quale abbiamo declinato le nostre passioni, il mio amore per gli animali, la sua passione per il teatro, anche nelle professioni legate all'aiuto dell'altro. Ma adesso non mi resta che lasciare a lei la parola. No, voglio dire, Italia, c'è la fortuna di avere un nome così bello in un'estate spettacolare dove i colori azzurri sono riecheggiati fino all'altro giorno. Ma a chi dobbiamo dire grazie per questo nome? Ma grazie alla nonna. Essendo barese, pugliese, vivendo nel sud Italia, è molto facile che si erediti dalla nonna il nome, insomma. Sono orgogliosa di portarlo, ovviamente. Ma ringrazio te per l'invito, ringrazio Sara, una grande amica, con la quale, appunto, come già ha avuto lei modo di dire, ho anche avuto l'onore di condividere esperienze professionali di mutuo aiuto e di anche pratica, perché insieme abbiamo fatto un lavoro, lei per quanto concerne la pet therapy e io il mio laboratorio di teatro, sempre inerente alla consapevolezza corporea, e quindi vedere come cambia il punto di vista quando si passa da una posizione eretta tipica dell'essere umano a quella dei nostri amici a quattro zampe, e semplicemente lavorando sulla consapevolezza della colonna vertebrale. Se ti dovesse servire un San Bernardo mi autoinvito, ovviamente. Beh, e quindi consapevolezza significa essere, perché tu Italia sei essenzialmente, e questo essere è anche il leitmotiv dello spettacolo teatrale che tu stai proponendo. Io sono popolo, e quindi io sono popolo è uno spettacolo teatrale scritto da Alessandro Trigona, il mio regista romano, con il quale abbiamo scelto di allestire questo spettacolo, uno spettacolo che parla al popolo, di popolo, e parla del sovversivismo della classe dirigente, quindi un tema molto forte, un tema molto attuale. E in un momento storico come questo, dove si è molto parlato di teatri aperti, di teatri chiusi, proprio perché siamo, proprio perché è l'essenza che ci porta a muoverci nel mondo, abbiamo scelto di portare i primi 10 minuti di questo spettacolo per strada a Lecce, in piazza Sant'Oronzo, questo sabato, e parleremo alla gente, parleremo di popolo al popolo e dei problemi quotidiani, e quindi anche in questo caso ci auguriamo di aiutare chi ci ascolterà a prendere consapevolezza di ciò che stiamo vivendo, magari ancora di più, o una nuova consapevolezza, non lo sappiamo, ma intanto ci proviamo sabato io e Alessandro. Mi dai la possibilità di fare una chiosa importante? Questa intervista cade come io penso sempre a mangiare il cacio sui maccheroni, perché devi pensare, Italia, ma anche Sara, 2 giorni fa
Matera ha ricordato un appuntamento molto importante, quello del 21 settembre del 1943, quando Matera fu la prima città italiana del Mezzogiorno a insorgere contro i tedeschi, in un fatto che poi fece la storia non solo della nostra città, ma che portò Matera addirittura alla medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica. Quindi il tuo discorso è caduto a pennello, guarda. Guarda, io sono contentissima perché significa che facciamo rete, e questo soprattutto nel nostro mestiere è fondamentale, ragione per la quale io credo che anche la mia presenza qui in questa rubrica non sia a caso, anche perché in questa azione l'attore, quale sarei io, e funge da catalizzatore sociale, che poi è quello che fanno i nostri amici a quattro zampe, cioè unire, fare rete. E questo credo che sia importante, e grazie a Sara che più di una volta me lo ricorda nei nostri scambi quotidiani. Grazie mille, a te, davvero. Grazie a te di essere stata qui quest'oggi, e grazie di aver regalato ciò che sei anche ai nostri amati ascoltatori e video ascoltatori, video tutto. L'emozione di averti. No, ho visto questo pathos tra voi due, bellissimo, cioè quasi quasi Sara sta per sfondare il video, vorrebbe correre lì, venirti ad abbracciare. E io lei. Vabbè, e io nulla, lei con tutto il nulla cuore. Toglie da averti qui in studio, ovviamente durante le tue piccolissime pause artistiche, quando vorrai, noi siamo a tua completa disposizione, sperando di averti con un tuo spettacolo a Matera, però. Noi ci contiamo, perché sono già in cantiere delle date, ma non facciamo spoiler per il momento, quindi okay, manteniamo alta l'attenzione, e pertanto continuate a seguirci, e chissà, magari anche molto presto saremo lì da voi. Io ti butto un'altra domanda: quanto è difficile recitare con gli amici a quattro zampe, se ti è capitato? Ma direi quasi impossibile, però se l'amico a quattro zampe è ben addestrato e si crea il giusto feeling, secondo me la possibilità c'è, anche perché voglio dire, anche nel cinema abbiamo molti cani che fungono da attori, fanno il ruolo da attori, quindi non è veramente improbabile, bisogna semplicemente lavorarci. Anche come i cantanti. Sara ne sa qualcosa, insomma. No, voglio dire, anche alcuni attori e cantanti fanno i cani, nel senso, voglio dire, senza offendere i cani, voglio ovviamente, però ovviamente, però passatemi questo aforisma. Allora, ringrazio Italia. Io grazie. Ringrazio voi, ringrazio te Gino, ringrazio Sara con tutto il cuore. Grazie. E vieni di nuovo? Davvero, onore. Lo dico in barese, vieni di nuovo? E io venire a rete, sì. Oh, bellissimo! Bellissimo! Strepitoso. Portiamo anche Bari a Matera, bellissimo. Oh, la splendida Bari. E ricordate che se Matera avesse un mare, mi rifiuto di dirlo. Ecco. grazie Italia, grazie, splendido, ciao. Un bacio. Radiosa Music è la radio versatile che puoi ascoltare e guardare come vuoi. In radio, in TV, sul web e social. Promuovi la tua attività con Radiosa Music. Chiama il numero 0835 19 71 282 o invia una mail a marketing@radioradiosa.it. Radiosa Music. Scegli la come vuoi.